Salve a tutti ragazzi, benvenuti ma soprattutto bentornati su Fuzzy Channel. Oggi vi ho portato la Shark Duo Clean. Questa è un aspirapolvere non tanto conosciuta, ma che ha tutte le caratteristiche e le carte in regola per essere una nuova aspirapolvere tra le migliori in commercio. Mi è piaciuta perché ha diverse caratteristiche, tra cui quelle che sono le caratteristiche principali che attualmente sono le più richieste per un'aspirapolvere non tanto costosa. Questa aspirapolvere costa sui 300 euro, ma ha, oltre a tanti accessori, ha tante caratteristiche che possono fare la differenza. Ormai quando si tratta di aspirapolveri, soprattutto ultimamente, si pensa ad una sola aspirapolvere, alla Dyson. Questa è molto simile alla Dyson, oltre a costare di meno ha tanti accessori in più ed ha anche alcune caratteristiche molto smart da non sottovalutare, però dobbiamo prima provarla per dare il verdetto definitivo e vedere se questa tipo di aspirapolvere è promossa oppure no. Quindi andiamo a vedere cosa c'è in confezione e poi la testiamo, perché casa mia, modestamente, è tra i posti migliori per testare un aspirapolvere, perché c'è polvere, ci sono peli, ci sono capelli, ho tipologie di pavimento differenti, perché ho il pavimento ruvido, c'è il pavimento liscio, quindi cotto, mattonelle, mi manca il parquet, però vabbè, le mattonelle lisce più o meno vanno bene, e ho tappeti. Ho anche una tipologia particolare di pavimentazione, ovvero ho un tappetino in gomma con delle striature, che è davvero difficile e ostico da pulire, perché nelle intercapedini si vanno a cadere briciole, sporcizia, ed è molto difficile da pulire. La signora delle pulizie ne sa qualcosa. Comunque adesso andiamo a provare e vediamo come va. Ma prima di farlo, ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete fatto ancora ed attivare la campanellina. Vai! Allora, ho trovato questo angolo ricco di sporcizie di polvere. Vediamo se riesco a farvi vedere, diciamo, la pulizia come avviene. Pulizia perfetta, direi. Quindi sul pavimento, prova superata. Allora, dopo la prova sul cotto, adesso proviamo l'aspirapolvere su una pavimentazione liscia, quindi sulle mattonelle. Come vedete qui è bello sporco. Vediamo adesso dopo il passaggio come sarà. Accendiamo. Allora, dopo una breve passata, vediamo che il pavimento è pulito, perfetto, nuovo, quindi pavimentazione liscia, mattonelle, prova superata. Allora, una cosa molto importante, ho notato che quello spazio lì non può essere raggiunto da questa, quindi
vi faccio vedere, se faccio così, guardate, l'aspirapolvere non riesce a passare attraverso questo piccolo spazio, e se faccio anche il gioco di polso di destra a sinistra comunque non riesco ad accedervi, quindi era impossibile che io non facessi un paragone con la Dyson, perché la Dyson, oltre ad essere più leggera e anche più maneggevole, ha la testa più snodabile, e quindi guardate, anche questa non ci va così, però l'alternativa è questa, tac, faccio così e posso accedervi. Riesco addirittura ad arrivare qui in fondo, guardate. E quindi questa cosa qui non l'avrei potuto fare con la Shark, invece con la Dyson sì. Quindi, oltre ad avere un peso un attimino differente, perché questa, la Shark, è un attimino più pesante della Dyson, è anche un po' meno maneggevole nei lati, quindi è meno snodabile, guardate. Per quanto faccia lo stesso gioco, l'angolo di rotazione qui è quasi di 90 gradi e qui invece è leggermente inferiore, e quindi questa è una cosa da prendere in considerazione e da calcolare nel momento in cui decidete di acquistare l'una o l'altra. Adesso invece proviamo a fare la prova sul tappeto e vediamo se è effettivamente potente così come dice, e proviamo a vedere anche la differenza tra l'aspirazione da pavimento e l'aspirazione da tappeto con le due modalità. Sto cercando di illuminare per farvi vedere, diciamo, la sporcizia, in modo tale da vedere se realmente aspira. Quindi attiviamo. Vediamo, allora sì, sembra aver fatto bene, diciamo, il suo lavoro, vedete? E questa era la potenza normale. Adesso proviamo a vedere anche a potenza aumentata, che è quella proprio per il tappeto. Quindi una volta premuto qui, premiamo questo tappeto e aumentiamo anche la potenza. Ok ragazzi, la potenza è talmente tanta che quasi si tira da sola in avanti. Direi che la pulizia sul tappeto è davvero un punto di forza. Vedete come ha pulito bene. Basterà fare la differenza con magari questa zona qui dove non ci siamo passati. Guardate. Quindi direi che la prova tappeto è abbondantemente superata. Un altro aspetto pratico da non sottovalutare è la possibilità di raggiungere posti tipo il letto sotto oppure il divano senza doverci abbassare completamente, ma piegando la canna della nostra aspirapolvere basta premere qui e la canna si piega. Di conseguenza possiamo tranquillamente raggiungere sotto il letto senza necessità di abbassarci. Vedete come raggiunge il letto sotto, fa proprio praticamente un angolo di 90 gradi, così è, si ha la possibilità di pulire con estrema semplicità, cosa che invece con le altre non possiamo fare, perché magari è così, sono così e quindi non va fino in fondo e ogni volta dobbiamo magari abbassarci per pulire sotto il letto.
Allora ragazzi, qui invece viene proprio il bello, perché qui come potete vedere ho questa pavimentazione tigrinata in gomma, dove praticamente si vanno a attaccare e a nascondere tutte le briciole, ed è vero davvero difficile farle venire via. Quindi adesso proviamo sia con la Dyson sia con la Shark a vedere quale riuscirà a pulire meglio questa pavimentazione in gomma. Quindi proviamo prima la Shark. Niente, qualcosa rimane, proviamo a mettere la potenza max. Che qualcosa sicuramente è rimasto, però diciamo che un minimo di pulizia c'è stato. Vi ho detto che questo ovviamente è ostico, quindi è difficile proprio da togliere se non con un po' di olio di gomito. Proviamo invece adesso in quest'altra zona, proviamo la Dyson, quindi vediamo la differenza. Proviamo prima a potenza normale. Ok, sembra che qualcosa già si è tolto. Infatti vedete qui nel punto in cui non siamo passati è rimasta la sporcizia. Adesso proviamo l'intensità massima della Dyson. Vediamo un po' com'è la situazione. Niente, qualcosa è rimasto, quindi neanche la Dyson ce l'ha fatta. Io riproverei con la Shark in questi punti dove non abbiamo provato, per vedere se riusciamo a togliere un altro po' di grosso dal libero. Niente, qualcosa è rimasto, non si può fare niente se non lavarlo, però diciamo che comunque come potenza di aspirazione tra la Dyson e la Shark siamo lì. Il modello che ho preso in analisi è questo, e se non ricordo male è il V9. Per svuotare il sacchetto invece come si fa? Qui vedete che c'è tutta la polvere e i capelli che abbiamo raccolto, e basterà semplicemente premere qui e si aprirà questo botolino
dal quale uscirà la polvere. Un metodo abbastanza semplice. E dentro poi resta così. Se vogliamo caricare la batteria, come detto, basta attaccare qui il cavetto, oppure in alternativa si può tirare via la batteria così, sostituirla con l'altra, oppure caricarle entrambe nel caricatore esterno che vi ho fatto vedere prima. Quindi amici, dopo tutti questi test, a quale conclusione siamo arrivati? Allora, partiamo dal presupposto. Qualora dovessi decidere di acquistare la Shark da sola senza considerare altri aspirapolveri, la consiglierei sia per il prezzo, attualmente a gennaio 300 euro, perché ha tanti accessori, perché funziona bene, perché ha una buona potenza di aspirazione, non è il sacchetto, è facile da svuotare, è facile da pulire, però ovviamente ha anche le sue pecche, ovvero è un po' rigida nei movimenti snodati, è leggermente più pesante della Tyson, della V8, che è quella che ho io, però questo è un discorso che facciamo tra poco. E in più il fatto che la testa pulente sia un tantino più larga, anche perché ha tutta un'altra tecnologia, tra cui i LED, la doppia spazzola, e quindi anche queste ruote dietro che fungono anche da base quando viene richiusa e riposta per la ricarica. Tuttavia io la consiglierei proprio per tutti questi motivi, perché è piena di accessori, perché ha due batterie, quale aspirapolvere ci dà due batterie e un caricabatterie esterno, cosa che si vede davvero molto raramente. Quindi se dovessi prendere in considerazione solo questa, senza metterla a confronto con nessun'altra, la acquisterei senza problemi davvero e ve la consiglio, perché il rapporto qualità-prezzo è assolutamente ottimo. Adesso, volendo fare un rapporto o un confronto quindi con la Dyson, nella fattispecie io ho una V8, la V8 è uscita già diversi anni fa ormai, adesso siamo arrivati alla V10 se non ricordo male, che alla fine sostanzialmente in più c'ha il display e che l'impostazione della potenza di aspirazione è automatica rispetto a metterla manuale. Comunque, a mio parere già la V11 non è giustificata come acquisto, perché il prezzo non vale assolutamente quello che il prodotto poi finale ci dà. Quindi qualora dovessi confrontarla con la Dyson, farei un po' il pari e dispari e farei delle determinate valutazioni sul fatto semplicemente della manovrabilità, lasciatemi passare il termine, e della praticità del movimento, del fatto che si può appendere e può essere ricaricata con il cavo. Però stiamo parlando di una differenza. Attualmente io sto vedendo che la V8 sempre a gennaio 2020 costa 466, quindi ben 166 euro in più, e voi spendereste 166 euro in più per avere praticamente le stesse prestazioni, qualche accessorio in meno, una batteria in meno, un caricabatterie in meno. Io mi farei due conti. Se dovessi tornare indietro, diciamo, se dovessi decidere di acquistare un aspirapolvere, sicuramente la Shark la preferirei sicuramente anche alla Dyson. Io spero che questo video vi sia servito, vi sia piaciuto e lo abbiate gradito. Qualora così fosse, vi invito a lasciarmi un like, a iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto ancora, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!